aggiornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: le ultime immagini di Giulia, stabile, provocano in breve tempo una reazione inattesa. Il video diventa virale sui social network. Punto se l'invito allo spettacolo finale di On Dance, del ballerino Roberto Bolle. Aveva di gran lunga attirato l'attenzione dei fan della vincitrice di Amici, di Maria De Filippi, nella sua 20ª edizione. In queste ore, la pubblicazione di alcune fotografie ha contribuito a concentrare ancor più l'attenzione mediatica sulla talentuosa e giovanissima Giulia Stabile. Giulia Stabile. Le reazioni alle immagini spopolate in rete, punto dopo il sold out dei biglietti per lo show di settembre con l'Étoile. Non sono mancate infatti le prorompenti reazioni all'ultima pubblicazione della ballerina. La nata sotto il segno dei gemelli, prima di tornare a lavoro, ha voluto condividere con i suoi fan dei momenti di intimità con il suo fidanzato, il cantautore vicentino San Giovanni. Nel farlo però, alcuni significativi dettagli non sarebbero sfuggiti allo sguardo attento dei suoi oltre 1,6 milioni di follower. Giulia Stabile, l'estate è finita. Ma non solo. Punto tra gli occhi al cielo della ballerina adagiata sul letto assieme alla sua anima gemella. La contemporanea ammonizione che appare sullo schermo di Sanjo. Molteplici tramonti e altre perle estive impossibili da dimenticare. Si è palesato infatti anche un altro episodio che ha innescato un'incontenibile reazione a catena tra i commenti, apparsi in queste ore. E ciò si sarebbe verificato anche da parte dei suoi ammiratori più fedeli. «Mi sa che domani mattina mi devo svegliare per tornare a lavoro», ha aggiunto nel frattempo, in didascalia al post condiviso su Instagram nel pomeriggio di ieri, 28 agosto, l'ex allieva dell'ormai storica scuola di Canale 5. «Ci sono rimasta malissimo», punto scrive poi tra i commenti al pubblicazione un'amica e collega di Giulia, riferendosi ai popcorn caduti accidentalmente a terra in uno dei video pubblicati dalla ballerina. Oltre all'estate, perciò, si dice addio anche a un delizioso spuntino. Un altro utente a tal proposito ribadirà il concetto citando espressamente con umorismo «Giugiulola 6, vi faccio finire la settimana piangendo tutti». Non so se sono stata più colpita e affondata dalle foto insieme a San Giovanni o dal video, concluderà sul finale un'ultima fan di Giulia. Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.